Riprendiamo con la domanda se pronta. Posso. Sì, prego. Buonasera a tutti intanto. E la mia domanda era sulle lenti a contatto multifocali. Se per i nostri bimbi, nel mio caso cataratta bilaterale, sono indicate e se sì, da che età? Quanti anni ha il bambino? Perché anche è ancora piccolo, 2 anni. Assolutamente no. I bambini a questa età qua vengono miopizzati volutamente, quindi sul valore trovato si aggiungono 2-3 diottrie in più, perché il lavoro del bambino è questo, guardare una distanza prossima. Ecco perché non è importante in questa fascia di età pensare a una lente progressiva. Lo diventerà importante probabilmente in un'età scolare, che può essere anche 6 anni, 7 anni. In quel caso lì può essere interessante. E l'occhialino, il più 3 o quello che è, sopra la lente, questo inizia prima o sempre in età scolare? In che senso? L'occhialino per che cosa? Al posto della multifocale, l'utilizzo dell'occhialino. La lente a contatto viene calcolata, non so, poniamo caso, il difetto rifrattivo è 20 diottrie, verranno prescritte 22-23 diottrie, è fatto apposta per permettere all'occhio di mettere a fuoco a una distanza prossima. L'occhio adesso è privato del sistema autofocus, quindi del cristallino che si occupa dell'autofocus, per cui il sistema ottico non è in grado di focalizzare in punti differenti. Lo scegliamo noi, scegliamo che l'età, a secondo l'età del bambino, la vista sarà prossimale, quindi sarà intorno ai 40-50 centimetri, e decidiamo di correggere volutamente il bambino solo per questa distanza qui, in maniera tale che possa sfruttare al meglio il potenziale visivo in quegli anni. Poi è chiaro che quando cambiano le esigenze cambierà anche la tipologia di lente. Anche qui però forse cambia un po' la scuola di pensiero da uno specialista all'altro. Dipende, da un punto di vista riabilitativo sicuramente il bambino tutta la vita, nell'età pediatrica, anch'io ho figli, i bambini giocano da vicino, non guardano le partite, non guidano, se stanno davanti alla televisione stanno attaccati alla tele, non perché non ci vedono, ma perché vogliono partecipare al cartone, che è una cosa diversa. Ecco perché la distanza prossimale noi la scegliamo intorno ai 40 centimetri, il motivo è quello lì. Poi le esigenze chiaramente a un bambino di 5 anni sono diverse, andrà in bicicletta, inizierà a scrivere, per cui cambiano le esigenze, ma fino ai 3 anni l'esigenza è assolutamente di una vista prossimale. Okay, grazie. Nella sua domanda c'era anche una parte legata al quando potrebbe essere invece opportuno una correzione multifocale, diciamo con la scuola potrebbe essere di massima un'indicazione corretta? Assolutamente sì, con la scuola. Anche perché immagino che non sia semplicissima da gestire per il bambino una lente a contatto multifocale, o sbaglio? No, è la stessa cosa, è proprio identica, è proprio la stessa identica cosa delle lenti a contatto che siete abituati ad adoperare voi giornalmente. Le fabbriche in questo ci aiutano perché studiano dei design veramente esoterici con formule matematiche incredibili, però riescono bene, riescono a correggere l'ipermetropia, l'astigmatismo, la presbiopia da vicino. Lui prima ci parlava e ci diceva questi anziani che sono costretti, no, in realtà tutti i nostri bambini che seguiamo, ahimè, non avendo più il cristallino, sono costretti a mettere la lente progressiva da vicino, e l'età giusta per iniziare potrebbero essere i 5 anni, in concomitanza magari dell'impianto del cristallino, per cui il difetto si riduce da quelle 29 diottrie, 23 diottrie che siete abituati a 3, 4, 5, 6. Posso solo aggiungere qualcosa, ma è un tecnicismo, sì. Non è una cosa, è che nel caso proprio della cataratta congenita, l'utilizzo di lenti a contatto ad alto potere positivo introduce all'interno del sistema ottico oculare un'aberrazione chiamata aberrazione sferica. L'aberrazione sferica è il trattamento principe della multifocalità. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che a parità di correzione un bambino emmetrope, cioè significa che non ha lenti a contatto e vive ad occhio nudo,
ha una profondità di fuoco, cioè una capacità di mettere a fuoco senza accomodare nello stesso momento, molto più limitata rispetto ad un bambino che utilizza una lente di più 30, lenti a contatto di più 30, perché questa lente a contatto contiene all'interno seppur una minima quantità di aberrazione sferica che le viene in gioco, le viene in favore della profondità di fuoco, quindi magari non è una vera e propria multifocale, ma è una multifocale a metà, già questo tipo di discorso. È complesso, lo so, perché stiamo veramente entrando nel tecnico, ma ci state facendo delle domande che calcoli ci stanno... esoterici, quelli che fate voi sulla costruzione di lenti multifocali, e io faccio un passo indietro. Detto, no, è giusto, è corretto. Qualcosa di... No, è perfetto, è corretto. C'era la slide proprio mia dove c'era una mappa di potere di una più 30. In 2 mm cambiano 4 dioptrie. In 2 mm, cioè, quindi insomma, attenzione, per questo noi lavoriamo con l'HD per limitare questo processo, ma anche Bachelon lavora con un HD che l'abbiamo copiata solo per questo. Sullo stesso tema, proprio per restare sull'argomento, per essere certi di aver capito bene, anche perché mi rendo conto che sono termini tecnici e probabilmente chiedendo due volte riuscite anche a spiegarlo. Quindi, se ho capito bene, normalmente c'è la correzione, parlo di età scolare perché ricordo benissimo la progressione della correzione fatta con mio figlio, per cui all'inizio era un più 20, poi è diventato un più 18, un più 16, eccetera, eccetera, proprio per favorire sempre di più anche la vista da lontano, quindi la capacità di vedere da lontano. Poi in età scolare lui appunto metteva sopra la Silsoft, metteva l'occhialino da vicino con correzione anche dell'astigmatismo. Parlando di multifocali, quindi, se ho capito bene, queste consentirebbero di evitare le aberrazioni laterali che certe volte, se l'ottico non è un bravo ottico, si formano nel voler andare a correggere tre. Questo è il motivo del perché noi scegliamo ancora oggi nella correzione ottica al tempiale più 3, anziché una lente progressiva, quindi con tutta una progressione di valori, okay, che può viziare il capo, la postura del bambino, scegliamo una lente bifocale, che sono quelle lenti che usavano un tempo i nostri nonni, che hanno una correzione molto, molto ampia da vicino, però ha un fuoco fisso. Okay. Per cui questo fuoco fisso li agevola tanto nel non dover cercare il punto giusto, ma nell'avere tutto il piano di lavoro perfettamente a fuoco. Perfetto, chiarissimo. E questo tipo di correzione sulle lenti a contatto si riesce ad avere nello stesso modo. Grazie ancora. A proposito di questa cosa, è utile anche affidarsi ad un optometrista a volte per verificare questa, perché l'optometrista è proprio questo il suo scopo, insomma, se non altro, quello di andare a verificare anche la correzione ottica, che tipo di profondità vi può dare, che capacità. No, la correzione la dà il medico oculista. No, non dico di cambiare la correzione. Ho detto un'altra cosa. Okay. Ho detto di verificare se la correzione è confortevole nelle varie distanze, non di cambiare la correzione, è diverso. Se logicamente, poi non voglio entrare nello specifico delle professioni, un test da vicino per la profondità accomodativa l'optometrista magari lo può fare meglio e può comunicare magari all'oculista se ci sono delle difficoltà. Torniamo al discorso che faceva prima Lore, che comunque se intorno al paziente si crea un team, esatto, di lavoro fatto di oculista, magari in contatto col chirurgo che ha operato il bambino, un ortottista che lo segue nella fase riabilitativa e un ottico a disposizione se ci sono dei problemi riscontrati e comunicano tra di loro, sicuramente riusciamo. Uno psicologo per voi però genitori, no, è veramente, perché è un coach, è un mental coach. Anticipo un po' la domanda
Io non vengo da questo mondo e questo potrebbe essere anche un vantaggio, quindi quello che sto per fare tecnicamente si chiama pestare una cacca. Quando si parla di cacca i bambini ridono, i grandi si imbarazzano, e anche questo è un altro aspetto interessante. Voi avete parlato, e poi ritorniamo su un aspetto molto tecnico, molto verticale, sono venute fuori due o tre cose che mi piacerebbe approfondire, ma credo che non siano il tema, ma intanto la butto lì. Perché nella presentazione anche del dottor Monsignore, ma anche di Lore, si è evidenziato il fatto del... Ok, io ho preso un po' di appunti, perché proprio perché non sono del mestiere, eccolo. Ho visto questo bambino al centro di tutto, bambino neonato, poi che cresce. Poi nella sfera successiva ci sono i genitori intorno al bambino. Poi c'è la famiglia più vicina, quindi le sorelle, i fratelli, i nonni. Poi subentra un'altra sfera ancora, che è quella della scuola, dello sport, degli amici. Intorno a questo ci dovrebbe essere quell'aspetto della multidisciplinarità che avete poi toccato. Allora mi chiedo prima alle famiglie, ai genitori, voi la sentite questa attenzione delle varie professionalità intorno a voi? Cioè, nel senso, intorno a voi c'è effettivamente l'attenzione del medico? Posso rispondere io per tutti? Poi se qualcuno ha qualcosa di diverso lo dica. No. Ok. Poi, poi ci sarà sicuramente qualche eccezione e c'è, perché qualche oculista in contatto con l'ortottista che lavorano in simbiosi, esiste. Qualche chirurgo, per fortuna. Con l'ottometrista. Qualche chirurgo pediatrico che è in contatto con l'oculista che poi vi segue magari lontano dalla città dove siete stati operati, perché certo, c'è una migrazione chirurgica in questa patologia, perché che è importante. La perplessità è, oddio, ma sto facendo il percorso giusto o c'è qualcos'altro che posso fare? La risposta è no. Lo psicologo. Noi ne parlavamo questa mattina, io e lui ci siamo ritrovati questa mattina i primi alle 9 qui davanti. Sbagliando porta perché stavamo all'altro portone. Incerti sul portone perché sulla locandina c'era scritto 12 e noi ci siamo presentati al 12, quindi eravamo qui di fianco. E parlavamo proprio di questo, effettivamente quanto sia importante un lavoro multidisciplinare in tutto questo percorso che dura anni, perché non sono 2 mesi, 3 mesi di lenti a contatto, sono anni di prospettive, di talvolta sogni infranti, perché magari il genitore è un tennista professionista che vuole che suo figlio lo sia, cioè, quindi sono argomenti secondo me che vanno trattati da più punti di vista, compreso anche lo psicologo per i genitori. Psicologo, la prima parte è dal punto di vista genitoriale, poi subentrerà lo psicologo per il ragazzo. Certo. Perché a quel punto poi quando è quasi cresce. Impensabile avere, diciamo, un team e trovarli tutti insieme allo stesso momento. Però io faccio una domanda. Non credo che sia giusto quello che è la vostra sensazione, però correggetemi. Voi siete stati dall'oculista, sì, che si parte dall'oculista, giusto? No, sì. Non credo che il bambino l'abbia visitato. L'oculista cosa ha fatto? Ha prescritto delle lenti a contatto. Le lenti a contatto forse non siete andati dall'ottico, perché in età neonatale non si va, ma prima o poi dall'ottico andate. Avete già fatto il gioco di squadra, perché se uno di questi professionisti della visione avesse riscontrato un qualcosa che non va, avrebbe comunicato alla figura professionale prima, all'ortottista o all'oculista di conseguenza, il problema. O sbaglio, non vi è mai successo che magari l'ottico abbia verificato qualcosa che non va e vi ha rimandato dall'oculista? Cioè, da me capita spesso questa cosa, di rimandare all'oculista per una rivalutazione, non per correggere, per fare un gioco di squadra, arrivare a un miglior risultato, insomma. Non succede. Dice lei è utopia, è utopia. Spesso quando via sono in contrasto l'oculista con l'ottico. No, le rispondo, prima che va via le rispondo, perché questo è perché non c'è chiarezza da parte delle istituzioni sulle posizioni e ruoli che ognuno di noi nel nostro piccolo dovrebbe ricoprire. Talvolta c'è una sovrapposizione di competenze, una sovrapposizione di ruoli. Il problema nasce per questo motivo qui.
scusa. No, anzi al contrario, è un'argomentazione no, molto importante, anche un tema da coprire, perché su queste sovrapposizioni qualche volta si trova anche la criticità della famiglia. Io purtroppo in realtà ho preso parola solo per una ragione, per salutarvi, perché purtroppo sono costretto a rientrare, se no questa sera alle 7 di sera i figli sono sulla strada. Chiaro come messaggio, chiaro per tutti cosa significa. Capiamo. Quindi è stato un grandissimo piacere intervenire in questa giornata, e sarei rimasto anche un po' di più, ma sono veramente costretto a rientrare. Quindi vi saluto e vi ringrazio ancora, e spero che possa continuare il convegno in forma super proficua. Grazie, dottor Cerriani, per la presenza. Ecco, io mi approfitto di quello che è stato detto per una cosa. Noi come associazione stiamo compilando un documento da sottoporre al Ministero della Salute per un aggiornamento dei LEA riferiti alla cataratta congenita, quindi cerchiamo, buon signore, di arrivare al punto. Dove dobbiamo compilare cosa manca alle persone, ai pazienti affetti da cataratta congenita, e dobbiamo andare ad elencare tutti i servizi e i supporti che attualmente non hanno una risposta. Uno fra tutti, la territorialità, un trattamento medesimo equo su determinate cose, e noi lo sappiamo dal riconoscimento dell'invalidità, per citare una cosa che poi va di pari passo con l'uso delle lenti a contatto per i rimborsi. Quindi sì. Noi abbiamo regioni in cui... Però ci sono regioni più virtuose che riescono a, come dire, come ad esempio la Toscana, che riesce a far quadrare meglio i conti, per cui a ridistribuire con maggior capillarità gli ausili ai pazienti. È vero che ci vorrebbe una territorialità. A me non è mai capitato però in un minore che un ASL abbia vietato o no, ma non perdono tempo. Noi abbiamo delle ASL, per citare un, che non rimborsano farmaci antipertensivi oculari perché sono ritenuti off label, perché non hanno l'indicazione pediatrica. Okay? Anche la Silsoft è off label, per esempio. No, questo vi invito a rifletterci, perché nella misura, adesso è andato via, mi spiace, il concetto è che la Silsoft così com'è ha un uso off label, la regione ve la passa? Perché se la regione ve la passa, perché non dovrebbe passarvi il farmaco che ha lo stesso tipo di utilizzo? È chiaro. Per esempio. Questo è perché, stavamo dicendo, stiamo cercando di sensibilizzare il Ministero in questo senso. È ovvio che è un percorso lungo, è un percorso che ha bisogno della partecipazione di tutti gli attori, perché ogni specialista deve darci indicazioni anche secondo lui quali sono le aree potenziali di miglioramento, e cercare di raccogliere quelli che sono i virtuosismi delle varie realtà per cercare di unificarle in un'unica domanda, e non è semplice. Ci stiamo lavorando da qualche mese e speriamo entro magari i prossimi mesi di riuscire a formalizzare questa domanda al Ministero, che ha bisogno di tempistiche ovviamente molto lunghe, perché i LEA non vengono aggiornati tempestivamente con continuità. Signori, tocca dei punti molto particolari del governo, dello Stato, per cui posso garantirvi che io ho frequentato diverse associazioni di settore, anche nell'ipovisione e altro. Voi siete un'associazione che comunque, insomma, si fa valere, per cui se una cosa non riuscite a raggiungerla voi, io credo che sia quasi impossibile per altri. Cioè, l'utopia è la perfezione, Francesco, per l'amor di Dio. Io ti sento lottare per la perfezione, dobbiamo però fare i conti con la realtà. La realtà sta migliorando, ma non è molto vicina alla perfezione, insomma. Guarda, io recentemente ho concluso un percorso di studi in una magistrale proprio focalizzata nel raggruppare tutte le figure riabilitative della nostra professione, e abbiamo studiato argomenti come i LEA, abbiamo studiato argomenti come la territorialità, abbiamo studiato argomenti come il management aziendale. Purtroppo sono stati tanti gli sprechi negli anni, soprattutto nella sanità, e questo non ce lo possiamo più permettere. Abbiamo una cosa che è forse la migliore, la più invidiata in tutto il mondo, che è la sanità, dove a tutti è concessa la lente Silsoft. Negli Stati Uniti non è così, per esempio. Per cui voglio dire,
sicuramente saranno percorsi lunghi e complessi dove dovremmo far inserire altri attori che saranno economisti, che saranno professionisti sul management aziendale, perché oramai tutte le regioni si basano sui finanziamenti e alcune regioni purtroppo ci dicono non possiamo fornire così tante lenti a contatto perché il bambino ne perde tante perché è un costo. E poi dall'altra parte però rifletto come genitore da un lato, per cui dico io come genitore sarei veramente arrabbiato per questa scelta, e dall'altro rispondo invece come cittadino che paga le tasse, dico ma non è peggio rendere un bambino completamente ipovedente e completamente inabile alla società moderna, quindi che si sviluppa tutta su device, su tecnologia, su mobilità? Cioè, forse è lì che dovremmo investire, è lì il vero risparmio, nel curare le malattie in anticipo e nel cercare di prevenire tutti questi problemi che ne derivano da una non fornitura, ad esempio, di lenti. Certo, e in questo senso ovviamente anche allacciandomi a quello che diceva il dottor Iovino, noi come associazione siamo presenti, cerchiamo di essere attivi, ma trattandosi di una patologia rara siamo sempre pochi e la voce di un'associazione è sempre tanto più forte quanto maggiore è il numero dei suoi associati. È una regola innegabile e scritta, matematica, soprattutto quando non si vanno a toccare, e lo dico con una patologia fortemente invalidante e visivamente fortemente riconosciuta come invalidante, no? Perché però, se parliamo però, di altre patologie magari... Però voi verrete assimilati al cheratocono, e il cheratocono ancora non è riconosciuto in tutte le regioni, come diceva, però sta facendo una ma fino a due mesi fa non era neanche nel programma della regione la voce che era toccata, cioè certo, il nomenclatore tariffario, solo una lente lo dice, poi il resto non dice. Per questo diciamo, secondo me probabilmente ci vorrebbe un pochino di attenzione in più politica ma anche vostra nel focalizzare effettivamente quelli che sono i problemi. Noi, la nostra intenzione è proprio quella di fare rete, di cercare di metterci insieme tutti i professionisti coinvolti. Non solo, ma anche le altre associazioni, come l'associazione Nistagmo, piuttosto che altre associazioni che vivono drammi simili, però come dire, fate numero. Nella mia realtà, quando ci si trova di fronte a un minore con una certificazione di patologia rara, l'ASL si mette sempre a disposizione. Io vi parlo di Campania, Lazio. La cataratta congenita ad oggi non è riconosciuta. Che a noi manca. No, non è riconosciuta, però può essere anche riconosciuta per esempio come ambliopia. Se avete un oculista e se passa il discorso di ambliopia avete tutto il a vostra disposizione. Riusciamo? Solo a portare un microfono. Perché è interessante questo, o no? Poi Irene te lo... Okay. In sospeso. Nel momento in cui mio figlio, e quello non l'ho mai capito, è diventato non ipovedente grave, quindi ha acquisito i tre decimi, certo. E non fortemente ambliope, perché per sua fortuna... Si dice legalmente non disabile visivo, perché la disabilità visiva inizia da un decimo di visione massima. Ecco. Io quindi dall'età sua dei 3 anni non ho avuto, dei 5 per dirla, non ho avuto nessun rimborso delle SILSoft o di qualsiasi tipo di occhiale. Non ho mai capito una cosa, e questo a nome di tutti i genitori, non siete voi che potete rispondere, quindi non è tema di oggi. Io non ho capito come si fa a pensare che un bambino o un adulto anche senza protesi possa crescere nel modo adeguato. Ma poi se ti passo la protesi fino a un decimo, ma se mio figlio non ha l'occhiale o non ha la lente non lo vede il decimo. No, ma gli ausili sono garantiti per i minori per il rischio ambliopia attraverso il modello 03, sì, certamente signora. Ma non è stato più rimborsato, cioè noi proprio nel momento in cui l'hanno fatto, e c'è una diversità addirittura non da regione a regione, da città, perché Padova è una cosa, Verona è un'altra. Il problema di cui parlavamo prima è esattamente questo, che
che non esiste lo stesso metro in tutte le regioni, perché esistono regioni che sono più virtuose, dove riescono a ottimizzare i costi, per esempio acquistano un macchinario che avrà una redditività maggiore rispetto a un altro, a questo punto hanno un'attrattività maggiore di pazienti che vengono da altre regioni, per cui le aziende, le regioni, dei pazienti, i pazienti che arrivano da regioni meno virtuose danno, come dire, un sostegno economico a quelle regioni più virtuose, e quindi è un decadimento progressivo da un punto di vista economico regionale. Il vero problema è quello, però gli ausili sono garantiti in tutte le regioni, fino ai 18 anni, che è anche tanto se vogliamo metterla giù veramente, nel senso, perché nel senso il rischio ambliopigeno, diciamo, è fino ai 10 anni, vogliamo dire che fino ai 10 anni, l'ASL ve lo riconosce fino ai 18 anni, per cui fino ai 18 anni voi potrete andare a richiedere tutte le volte che vi occorre un nuovo modello 03 e in teoria l'ASL dovrebbe non rimborsarvelo, ma rimborsare l'ottico che fornisce l'ausilio. Cioè normalmente... Beh, l'oculista non compila il modulo perché magari l'oculista non è prescrittore. Ogni ASL. Cioè, l'esempio proprio di Padova, è l'esempio proprio di Padova, a Sant'Antonio di Padova, la dottoressa Crudeli, quando non c'è più una gravità, diciamo, in termini proprio di diottrie e di ambliopia, è corretto, non lo prescrive più. Però questa è una cosa corretta. È una cosa corretta, però è poco comprensibile, non tanto come genitore, sapendo che senza quella protesi... Beh, ma anche mia figlia, se sviluppa due diottrie di astigmatismo, io non le correggo, le assicuro che diventa ambliopigeno uguale. Esatto. Quindi dovremmo passare gli occhiali per qualsiasi difetto refrattivo, per qualsiasi bambino, allora. Possiamo dire così? Sì, sì. Io faccio non una questione, cioè io sono stata contentissima che mio figlio non avesse più bisogno del... 9 decimi e 6 decimi, ovviamente. Cioè. Però trovo, come diceva lei, trovo in un percorso di riabilitazione che ha una finestra temporale così breve, perché poi sono... 10 anni. 10 anni, ma parlo proprio di brevità dei primi anni, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle lenti. Trovo assolutamente assurdo che dei bambini che perdono la lente, come è successo a Nido, cioè noi per fortuna avevamo le possibilità di comprarle a parte, quelle di riserva, ma se no si doveva ritornare dal prescrittore, aspettare e che gli ottici, su questo io li ringrazierò, tutti quelli che abbiamo fatto, anticipano le lenti. In teoria non si potrebbe fare. In teoria non potrebbero farlo, quindi nel caso delle Bausch & Lomb, che avevano anche dei tempi già a suo tempo di un mese di arrivo, un bambino di... operato in fretta e furia, che ho una bambina che poi sta un mese e mezzo senza lente, siamo là. Quindi l'abbattimento e la burocrazia, l'abbattimento della burocrazia, io penso che sia un argomento attualissimo, ma su tutto dico su che tutto. Concordo con lei che ci sono delle situazioni paradossali se si parla di riabilitazione in una finestra così temporale, tipo certo, quella sono della 10 anni. Sono 10 anni dove secondo me conviene investire, esatto, il più possibile, perché poi al di là dell'affezione, staccatevi un attimo da vostro figlio, guardatelo un attimo da fuori, al di là dell'affezione, quello genera un costo gravosissimo per la società se questo bambino ambliope rimane ipovedente. O magari diventa fonte di reddito se invece non lo diventa. È un discorso molto delicato. Non so, tra gli adulti ipovedenti, ne abbiamo presenti qua, quanto conviene il loro essere ipovedenti sia a carico reale del sistema sociale. Penso molto poco, perché non abbiamo trasporti rimborsati, giusto? Guardo le persone che... Quindi il carico sociale di fatto di un maggiorenne si riduce quasi a zero.
Quindi non è, proprio, non è del tutto così, purtroppo, aggiungo, perché dovrebbe esserlo a rigor di logica, perché chi non, faccio un esempio, è banale, chi non può conseguire la patente di guida perché dovrebbe non lo può avere fare, trasporti gratuiti. Dovrebbe avere dei, i trasporti gratuiti, indipendentemente certo. da dove certo. deve raggiungere il suo certo. luogo di lavoro. Certo. Non è così. Tanto per citare una delle tante problematiche, perché la discriminante di visus che ti dà accesso ai servizi pubblici gratuita non è la stessa che non ti dà accesso a conseguire la patente di guida. È vero, questo però è un vero, problema normativo. Quindi è appunto per un problema. Questo noi vogliamo lavorare sui LEA come battuta iniziale, perché quelli devono essere servizi minimi garantite da tutte le regioni, indipendentemente dalla certo. loro. Dalla loro efficienza di gestione certo, dei loro ma io budget. Concordo, vi appoggio assolutamente. E vogliamo far sì che tutti possano avere la lente a contatto quando serve, il farmaco quando serve, la riabilitazione ortottica quando certo. serve, cosa che non abbiamo quasi in nessuna città italiana, aggiungo. E questo è un grave problema, grande, forse il primo. Che l'assistenza no, e non abbiamo riabilitativa, centri di riabilitazione no? visiva, certo. neanche nelle città più grandi d'Italia. Se non il mio togliamo impegno, Milano, togliamo Roma, il mio resto nuovo non è impegno è proprio questo, è un impegno certo. formativo verso nuovi ortottisti, anche perché nell'arco degli ultimi anni sono state chiuse due delle scuole più importanti, dei corsi di laurea più importanti che avevamo ad esempio in Nord Italia, e vi assicuro che gli ortottisti che oggi si laureano dopo neanche un mese trovano immediatamente lavoro, quindi evidentemente la richiesta c'è di questa figura professionale. Purtroppo anche lì però abbiamo dei limiti, dei tetti da dover mantenere, perché ci sono i costi. Pagliari voleva aggiungere qualcosa, poi cambiamo. Vai Irene, vai. Ma state tranquilli, è bello sentirvi parlare tra di voi. Scusate, io cambio argomento totalmente, però a mio discolpa avevo la domanda da prima che iniziaste questo dibattito. Volevo sapere, visto che abbiamo paragonato tanto quello che si fa qui con l'America, come mai in America si usano così tanto le lenti rigide, mentre qui no? Ma allora, in America è anche strutturata la formazione, cioè le figure professionali sono diverse, per cui... Negli Stati Uniti l'ortottista è un po' quello che fa, è un po' quello che fa l'oculista negli ambulatori, ad eccezione della chirurgia, o perlomeno l'ortottista opera pure la chirurgia rifrattiva. Mentre chi si occupa della parte riabilitativa e della fornitura delle lenti a contatto è l'optometrista, una figura che oggi in Italia non è riconosciuta. Cioè non è riconosciuta. In più l'optometrista qui in Italia studia sotto scienze fisiche e matematiche che sono ben lontane dall'aspetto sanitario, per cui è stata identificata come figura possibile sostitutiva dell'optometrista degli Stati Uniti l'ortottista. È stata identificata da poco, nel brevissimo periodo. Io per esempio sono un ortottista che applico tanto le lenti gas permeabili. In età pediatrica non lo faccio. Non lo faccio perché mi tengo fuori da tutte quelle logiche commerciali di vendita delle lenti a contatto, perché voglio garantire una scelta equa, sana, che non sia inquinata da rapporti commerciali e di vendita del prodotto. Probabilmente questo tipo di lenti hanno un costo maggiore poi alla fine per le assicurazioni, per cui rimborsi più alti, e probabilmente questo tipo di scelta è dettata anche da questo tipo di logica di rimborso. Okay. Noi stiamo parlando di lenti rigide sì. pediatriche? Sì, sì. Perché pediatrico. Seguendo un gruppo di genitori di bambini con cataratta congenita americana, spesso pubblicano dei video dove fanno vedere sì, sì. l'applicazione ai propri figli, e vedo che è istantanea rispetto a... Sì, ma io le ho gestite qua le lenti rigide. Ok. Hanno tante altre controindicazioni. Ho capito. Sì, prego. No, no. Io vorrei portare la mia esperienza nei paesi anglosassoni. Esiste l'optometrista in alcuni ospedali che segue, applica le lenti, e le aziende forniscono, vendono all'ospedale l'ausilio. Questo va dalla lente a contatto terapeutica, la lente a contatto pediatrica, la lente a contatto cosmetica. Vengono impostati direttamente in ospedale,
gli ametropi o i bambini. Dopodiché è il servizio sanitario che lo fornisce. L'altra esperienza che voglio portarvi è per i bambini che nascono senza iride. In Italia esiste un'associazione come la vostra, notevolmente più ridotta, e l'esperienza che ho io, che raccolgo io, cosa succede negli ospedali? Che il medico prescrittore, anche di fronte al bambino albino, cioè quello che ha una parte di iride, ma oppure una iridectomia completa, davanti alla capacità visiva di 5, 6 decimi, 7 decimi, non fornisce l'ausilio. Proprio il medico prescrittore, perché ha dei didacta ben definiti, cioè la capacità visiva è 3 decimi, 4 decimi, 5 decimi, tu soffri di fotofobia, non ti viene riconosciuta la lente a contatto protesica di protezione. Ci sono regioni autonome, per fare l'esempio il Trentino Alto Adige, dove gli albini numericamente sono più alti, che riconosce la fornitura del servizio. I limiti, come sempre, e come avete sottolineato voi, sono i 18 anni. Quando uno arriva a 18 anni, improvvisamente non ha più diritto, nonostante la difficoltà, nonostante la possibilità di non fare quelle cose minime indispensabili, avere la patente, partecipare a determinati concorsi. Sono le difficoltà che incontrano in continuazione. Raccontavi però che in Inghilterra hanno anche lì una metrica, quindi evidentemente una metrica in qualche modo serve, una misura, dei numeri servono, un decimo, due decimi, tre decimi, questo lo stabilirete poi voi, quello che è giusto e quello che non è giusto, però di fatto una metrica serve per garantire a suo figlio, piuttosto che a tutti quanti, l'occhiale quando serve. Cioè. Sì. Questo in Inghilterra è machiavellica la cosa, perché in Inghilterra le forniture di determinati prodotti devono essere di aziende inglesi per fornire direttamente il prodotto, quindi sei fornitore di ospedali. La mia azienda, io sono fornitore a determinati ospedali in giro per l'Italia, però vi racconto una tra parentesi, cioè io non partecipo ai bandi di concorso, perché il bando di concorso significa fornire un ospedale per 4-5 anni a quel prezzo, poi se l'ospedale ti paga o non ti paga è tutto relativo, tu sei obbligato a partecipare. Io ho avuto esperienze in giro per gli ospedali italiani, purtroppo succede questo. Quando c'è la fatturazione elettronica è tutto molto più semplice, però, Sì, la fatturazione elettronica dipende da regione a regione, però comunque... Comunque per voi come associazione il passo più importante è quello che secondo me mi sento come consiglio di darvi, quello di cercare di farvi riconoscere come patologia rara. Quello vi aprirà una grandissima strada, insomma, indifferentemente dai decimi di visione, però questa è... Sì, sì, certo, la patologia rara... per seguire. La patologia rara è fondamentale. Avete tutti i numeri per farlo, certo. Quindi è quello che dovete inseguire, insomma, come obiettivo. Cioè l'associazione delle persone affette da cheratocono, che è un'altra patologia oculare, viene riconosciuto quello che è il tesserino rosso, che ti dà diritto a tutti quelli che sono i servizi presso gli ospedali convenzionati o pubblici, tutti i servizi gratuiti. Alcune regioni, da marzo, non è da molto, riconoscono la fornitura dell'ausilio lente a contatto alle persone affette da cheratocono. Fino a diversi anni, mesi fa, ciò non avveniva. Cioè il riconoscimento della invalidità è fondamentale per poter avere accesso. Anche affidarsi ai medici prescrittori ASL un po' più flessibili. Quello è fondamentale. Sento, il medico prescrittore. Sento l'animo di una vostra iscritta che è un pochino
come dire, Irene, hai voglia di dare di passare il microfono a Serena? Curiosità da questa del keratocono. Avrei una seconda domanda. Però poi volevo dire una cosa: il keratocono, seppur patologia rara, è molto invalidante, cioè senza lenti a contatto ci sono pazienti che non sono in grado neanche di vedere un decimo. Questo ve lo dico giusto per avere un'idea del quadro, perché magari conoscete bene la vostra patologia, non conoscete il keratocono. Pazienti col keratocono, al di là di andare incontro al trapianto, senza lenti a contatto più delle volte non arrivano neanche un decimo, ok? Che era questa patologia di cui stava parlando adesso. Vai Irene, seconda domanda. Grazie, e poi passiamo a Serena. Velocissima, promesso. Allora, sono mamma di due bambine con cataratta congenita bilaterale, ce l'ho io stessa, ce l'ha mio papà, Lamplen. Ogni volta che le bambine portano lenti a contatto, hanno iniziato con Silsoft, ora sono passate alle Blue Kids. Ascoltavo prima il dottor Pagliari che parlava dell'importanza delle lacrime artificiali. Io ogni volta che mi affeziono a un prodotto, nel giro di poco questo prodotto esce di produzione. Ora, non vi chiedo quale prodotto dovrei utilizzare, ma quali criteri devo seguire per sceglierne uno adatto all'applicazione alle lenti a contatto? Ad esempio, l'acido ialuronico, sì o no? Mi collego a questo con una domanda che seguirà, sempre applicazione di gocce oculari con lente a contatto, però terapia per glaucoma. Abbiamo due visioni differenti, per cui a chi fate questa domanda? Non so che visione abbiamo. Rispondete entrambi, perché giusto avere pareri, entrambi i pareri. Non sapevo. Diciamo che le lacrime artificiali a base di acido ialuronico ormai sono quelli in uso principalmente in tutte le confezioni farmaceutico. Scegliere qual è la lacrima artificiale più adatta è una cosa già più complessa, perché per farvi un esempio esistono lacrime artificiali ancora in commercio a base di cellulose che a volte si dimostrano più valide di tutte le soluzioni a base di acido ialuronico. Sulle lenti a contatto normalmente sia come azienda e come pratica quotidiana che si fa, si consiglia sempre una lacrima artificiale molto fluida. Deve avere una componente acquosa elevata perché deve idratare la lente. Questa è, e soprattutto ha questa sostanza chelante che è l'acido ialuronico o la base di cellulosa che tiene unito il film lacrimale. Tutto ciò cosa comporta? Che la qualità dell'idratazione della lente e la pulizia della superficie della lente migliora soprattutto nell'arco del tempo. Tempo inteso come ore di utilizzo. Questo lo facciamo. Io ho una visione un filo diversa. In realtà, perché è vero che la carbossimetilcellulosa si comporta come un bioadesivo per la lacrima che incolla la lacrima alle superfici, è vero che l'acido ialuronico ampiamente studiato e dimostrato che favorisce la riepitelizzazione, studi del professor Aragona, se li volete cercare, per cui detto ciò, voi andate a modificare però il biofilm di un bambino che notoriamente è un biofilm perfetto. Questa è la considerazione che dovete fare. Sul discorso delle gocce del glaucoma, quello è un altro tipo di discorso, cioè sicuramente i farmaci hanno una farmacocinetica differente con l'utilizzo delle lenti a contatto, per cui in quel caso lì io mi sento di sconsigliare l'uso del farmaco insieme alla lente a contatto, perché non ci sono studi dimostrati che danno un'idea di quanto il farmaco possa essere assorbito a livello oculare con o senza la lente. Però di sicuro su un occhio che non deve instillare gocce di farmaci per il glaucoma, io mi sento di sconsigliare l'utilizzo di lacrime artificiali. Ecco perché dicevo, abbiamo una visione un po' differente. Sì, l'utilizzo di ipotonici con le lenti a contatto
compromette la struttura del polimero. Okay. Questo è fuori discussione. La lente ingiallisce, si deteriora prima e soprattutto si disidrata, perché perde una capacità di idratazione. Però di fronte a un ipotonico non si torna indietro. Funziona applicare la terapia, non lo so, avete un tempo in cui consigliate, non lo so, applicare la terapia e dopo 10 minuti applicare normalmente le lenti a contatto? Sì, normalmente è questo. Bastano il tempo che si consiglia, perché okay, quello che può cambiare è la farmacocinetica. Giustamente Pagliari ci suggerisce l'utilizzo di un umettante per nutrire la lente a contatto, giusto? Ok, per nutrire la lente a contatto, questa parte acquosa che evidentemente tende a staccarsi alla lente, ma questo dipende dal polimero di base con cui è costruita la lente, cioè ci sono lenti a contatto che hanno idratazioni molto basse, per cui non perdono idratazione, ecco perché talvolta non è necessario mettere lacrime artificiali. Normalmente il farmaco in realtà è una cosa di cui non mi occupo io personalmente, però come contattologo ne devo prendere atto, che sicuramente il consiglio che io do è quello di instillare il collirio, aspettare 10 minuti l'assorbimento oculare e poi mettere la lente a contatto, perché quello che può avvenire è andare a modificare la farmacocinetica proprio dei principi attivi. Ok. Sì, diciamo che l'utilizzo di ipotonici nelle persone, nei bambini operati di cataratta congenito è abbastanza frequente, la logica è il cambio frequente della lente, ecco, proprio come azione di prevenzione. Faccio una domanda. C'era Panzieri che voleva aggiungere qualcosa. Sì, metto solo un puntino su lei. Allora, come diceva giustamente il dottor Bonsignore, non posso far altro che concordare, logicamente. No, sui bambini hanno un film lacrimale, parlando noi da tecnici applicatori di lenti a contatto, se avessimo tutti a disposizione un film lacrimale come i bambini potremmo applicare qualsiasi materiale. Discorso inverso per gli adulti, dove la situazione lacrimale può cambiare sensibilmente e chiamarli colliri o lacrime artificiali è abbastanza riduttivo. Fortunatamente negli ultimi anni quello che è successo è che le aziende farmaceutiche produttrici di sostituti lacrimali creano dei sostituti lacrimali che sono mirati per l'eventuale mancanza di una parte lacrimale, cioè la lacrima non è solamente acqua, c'è uno strato lipidico, c'è uno strato mucinico, proteine, c'è lo strato acquoso. Qual è che devo andare a reinserire all'interno? Il discorso dell'acido ialuronico, se io ho una lacrimazione molto scarsa, questa è chimica, l'acido ialuronico è una molecola che riesce a trattenere, a legare a sé moltissimo l'acqua, se io ho uno strato che è estremamente mucinico o quindi molto, diciamo una lacrima cremosa, chiamiamola così, vado a instillare un acido ialuronico magari con un peso molecolare molto alto, non faccio altro che peggiorare la situazione, quello che devo andare a fare è diluire. Discorso inverso invece se ho un'estrema lacrimazione, okay, come può capitare magari nei soggetti più avanti con l'età, dove c'è una lacrimazione riflessa molto forte per un problema evaporativo. Okay. Quale sostituto lacrimale andare a scegliere? Bisogna affidarsi a uno specialista che fa un'analisi lacrimale, andare a vedere esattamente qual è, perché possiamo instillare un sostituto lacrimale che non fa nulla, uno che peggiora la situazione, uno che la risolve. Ma questo specialista però non è l'oculista, o sì? Sì, sì? Sì? Esistono okay, centri. Ma solo nel momento in cui solo nel momento in cui io mi ritrovo di fronte al problema, non nel momento in cui, come suggeriva te prima, come veniva suggerito prima, fosse da fare come prassi di routine quotidiana. No, non è una in quel prassi. Caso non viene fatta nessuna analisi. Non viene fatta nessuna okay, analisi, dopodiché esistono centri che si occupano del dry eye, okay, soprattutto in presenza di alcune malattie autoimmuni sono frequenti queste diagnosi e queste visite, e dove studiano il film lacrimale con apparecchiature sofisticatissime, microscopi ad alta risoluzione, e riescono a valutare tutti quei fenomeni di infiammazione diffusi sulla superficie oculare e cercare di spegnere proprio queste infiammazioni a livello farmacologico, per cui è proprio l'oculista che li deve dare.
in tal caso. Okay. C'era Serena? Sì, una domanda da una mamma che sta facendo il workshop tecnica sulla presenza delle lenti a contatto in un caso di cataratta bilaterale nel momento in cui fa l'occlusione, magari anche di 3, 4, 5 ore. Avendo la lente a contatto su entrambi gli occhi, chiedeva a questa mamma se l'occlusione dell'occhio con la lente a contatto toglie troppo ossigeno può lasciarlo. Lasciatela su tranquillamente per quelle 3 ore e poi verrà sbendata e avrà immediatamente la correzione già applicata. Io devo fare una domanda su un argomento che abbiamo lasciato mezz'ora fa, purtroppo, scusatemi. Però. Allora, io ho la mia bambina che adesso ha 7 anni ed è in seconda elementare. E fino a 2 anni fa usava esclusivamente le Silsoft. E 2 anni fa abbiamo cominciato a farle un processo per utilizzare anche gli occhiali, appunto in previsione della scuola, qualora non potesse usare la lente a contatto per X motivi, e quindi abbiamo detto dobbiamo cominciare ad abituarla agli occhiali perché possono sempre servire in sostituzione di. Se non fosse che Maddalena si è innamorata degli occhiali e non ne ha più voluto sapere della lente a contatto. Ma là si innamora, sa perché? Perché l'occhiale ingrandisce. Esatto, infatti stavo arrivando. Lei, uno dei due motivi che mi ha detto, uno è stato: mamma, io ci vedo più grande, tutto è più grande. L'altro motivo è più comodo, e mi attacco al dottor Rienzo, mi dicono tutti che sono bella perché ho gli occhi grandi. Maddalena è un microftalmo, quindi ha gli occhi molto piccoli. E quindi lei ha voluto a tutti i costi e non vuole più mettere la lente a contatto. Adesso che è grandicella, gioca eccetera e suda molto quest'estate, era una disperazione perché oltre a rovinarsi poverina il naso si appannavano di continuo e quindi era disperato. Ho detto: mamma, voglio le lenti a contatto. Se non fosse che le Silsoft non c'erano più, quindi abbiamo fatto, insomma, speriamo di tornare ad avere. La mia domanda è questa: come alternare occhiali a lente a contatto, visto che mi dite che c'è, cioè mi dite, e l'ho scoperto anche con lei, che c'è una bella differenza nella visione, quindi può dar fastidio? Assolutamente sì. Come trattare questa cosa? Assolutamente sì, è la prima cosa che si accorge un bambino quando mettete una lente a contatto di poteri forti, vede tutto il mondo più piccolo, ha la sensazione di vederci meno bene da lontano, però riesce a fare più cose con la lente a contatto, perché nel movimento è più sicura. Proprio perché la lente a contatto dà una migliore profondità di campo rispetto agli occhiali, ma è arrivato a 7 anni la terapia. Lei ha la bifocale da qualche mese, infatti si è già abituata, tesoro, e quindi ha la bifocale. Infatti se torniamo alla lente dovremo mettere l'occhiale aggiuntivo. Sì. E proprio io mi... O la bifocale. Cioè, anche se ha una gradazione, adesso non sono ignorante, anche se ha una gradazione dipende, alta. Dipende. Questi costruttori di lenti vi diranno se esistono o no le bifocali come lenti. Anche probabilmente la Silsoft credo di no. Probabilmente no. Quindi, sì. Ciao. Esistono le bifocali, logicamente, vi ripeto come prima, anche nel nostro catalogo la Medair esiste anche Toric Multifocal, per cui sì, c'è questa possibilità. Il problema nel suo caso va comunque affrontato con l'oculista, secondo me, che la segue. Non potremmo mai darle noi una risposta, perché l'oculista che conosce bene sua figlia l'ha vista crescere e le ha dato le indicazioni giuste, quindi è il suo oculista che le dirà se può continuare o no con gli occhiali. Da padre le dico che se sua figlia insiste per gli occhiali, guai a contraddirla. No, cioè, io sto dicendo che lei adesso ha deciso che vuole entrambe le cose, quindi, come gestire l'alternanza? Dovete chiedere al vostro oculista, non c'è una formula magica. No, potete gestirle indipendentemente. Comunque sbaglio da mamma a dirle. No, cioè lei può. 4 anni, no, perché adesso siamo fuori dalla parte riabilitativa, per cui sicuramente può alternarli indistintamente i due tipi di correzione. No. Vi sorprenderete che non le scompensa, assolutamente no. E se invece io ha voglio... comunque l'idea, no. Scusami Marco, che con la lente vede
peggio. Cioè, vede più piccolo, non vede peggio. Ah, però sembra che appunto, cioè, che si muova diversamente da come mette su quell'occhiale che ha fatto così. Certo. E io ho detto, ma cosa vede lui? Tutto. E lui mi fa tutto, io come tutto con la lente. Perché no, vede ravvicinato, ecco. Vede ravvicinato, è come voi che guardate da lontano con un binocolo. Decimo. Il bimbo che qua sì, un decimo però, cioè sia su un occhio che su un altro. L'ingrandimento è la prima tecnica di riabilitazione per il professionista. Il figlio è ipovedente, quindi l'ingrandimento dovuto che le lenti provocano beneficio sicuramente a suo figlio. Ma posso, cioè, comunque lasciargli l'occhiale sempre? Io direi proprio di sì. Lui decide sì, e mi dice no, non voglio. Magari avessimo questa possibilità di mettere un più 20 ad occhiale su tutti i nostri ipovedenti, guadagneremo diversi decimi di visione. Il caso va visto, ripeto, è molto specifico, però tecnicamente il bambino sta facendo sopravvivenza in questo momento. Se è bilaterale, sì. Sì, se è bilaterale, sì. Sta facendo sopravvivenza. Vanno ascoltati, però vi ripeto, sempre chiedere al vostro oculista, che conosce molto bene vostro figlio. Passiamo solo il microfono a Fabio, che aveva la mano alzata. No, no, perché così va in registrazione. Allora, volevo fare una domanda abbastanza pratica ai due rappresentanti relativamente ai vostri prodotti. Quali sono diciamo le linee guida per la manutenzione della lente a contatto? Il nostro è migliore, logicamente. Questo lo immaginavo. Poi ne parliamo fuori. Però nel senso, quale tipo di soluzione... pastiglie enzimatiche, non pastiglie enzimatiche, tutto quello che... Allora, anche qui parto io che sono il numero uno. Allora, anche qui è tutto da verificare insieme allo specialista, perché la lente a contatto è... non esiste una lente a contatto inerte nei confronti della situazione lacrimale. La lente a contatto morbida è una spugna, assorbe, okay? E questo ha bisogno di essere pulita. Dipende dalla situazione lacrimale, dipende dal materiale della lente a contatto, non possiamo dare un'indicazione specifica totale. Allora, diciamo che i trattamenti di manutenzione sono tutti certificati al Ministero della Sanità, di conseguenza non esiste una soluzione che è migliore rispetto all'altra. I trattamenti al perossido, per semplificare notevolmente, i trattamenti al perossido, quelli che fanno le bolle per intenderci, servono a disinfettare la lente a contatto, la soluzione unica serve per la manutenzione della lente a contatto. I trattamenti enzimatici servono per togliere le proteine, per non far sì che si denaturino sulla superficie della lente a contatto. La proteina è un elemento essenziale alla sopravvivenza, ci spaventa quando si denatura. Faccio un esempio molto semplice e banale: l'uovo è una proteina, l'uovo sodo è una proteina denaturata, okay? Quindi si irrigidisce e va a rovinare quello che è la superficie della lente. L'importante, le linee guida da seguire sono una disinfezione della lente a contatto e il rubbing della lente a contatto con una soluzione, cioè lo sfregare la lente a contatto, quindi avere anche un'azione meccanica di pulizia. Io posso lavarmi sotto l'acqua, ma se non mi strofino non pulisco, okay? Posso essere totalmente disinfettato ma sporco, quindi diciamo la differenza tra perossido e soluzione unica è proprio questa. Per non rischiare io farei tutto, okay? Quindi trattamento al perossido, trattamento enzimatico se c'è la necessità di lenti a contatto che si proteinizzano, e rubbing addirittura magari con un surfattante, un sapone indicato per le lenti a contatto morbide. Attenzione a prendere sistemi di manutenzione che siano indicati per lenti a contatto morbide, perché se li prendiamo per le rigide, andiamo sulle morbide, il materiale molto spesso si rovina notevolmente. Non so se... Posso solo aggiungere una cosa, invece colgo l'occasione: non usare mai l'acqua corrente, ovviamente, perché è il nemico numero uno delle lenti a contatto, quindi mai acqua corrente, e sciacquare sempre possibilmente, laddove vi è la possibilità, utilizzare le saline monodose che non contengono conservanti.
Poi una parte per milione di perossido rimane sempre intrappolato nella lente, e questo è quello che fa avvertire ai portatori di lenti quel pizzichio della soluzione. È per quel motivo lì. Quella oggettivamente non si riesce a catalizzare mai, neanche con i catalizzatori più innovativi, per cui vi consiglio di sciacquarla abbondantemente con la fisiologica prima di metterla. Scusate. Sì, io partirei dalla fonte. Le lenti a contatto vengono costruite con materiali ionici e non ionici, quindi materiali che tendono a sporcarsi di più e materiali a sporcarsi di meno. Quelli in circolazione attualmente sono tutti materiali non ionici, quindi i depositi proteici si accumulano, si stratificano con lentezza. Sistemi di manutenzione è subordinato anche alla tipologia di lente. Una lente che deve durare 3 mesi è bene utilizzare una soluzione a base di perossido per disinfettarlo, ma anche per l'azione pulente. Lenti quindicinali, mensili, una soluzione unica è più che soddisfacente, perché le soluzioni uniche attualmente in commercio hanno una capacità proprio anche antiproteica, cioè durante la notte, come togliere la camicia, depositare la lente nel contenitore e al mattino si sciacqua, possibilmente con monodosi, soluzione fisiologica monodose. Per quanto riguarda, poi ritorno un attimo, è un po' le soluzioni di manutenzione, è un po' come la scelta della lacrima artificiale. Lacrima artificiale, sì, esistono dei test, esistono dei sistemi per valutare la composizione del film. La scelta della lacrima artificiale varia dall'esperienza del contattologo o dell'esperto che suggerisce un prodotto anziché un altro. A volte non funziona. Sui sistemi di manutenzione è la stessa cosa. Sui perossidi è difficile che la persona sia allergica all'acqua ossigenata. C'è la possibilità dell'errore, cioè di mettersi l'acqua ossigenata nell'occhio. Allora, sui sistemi di soluzioni uniche ci sono dei conservanti, che può essere il Polaxamer o un altro che è la biguanite. Nel tempo la persona, a furia di indossare la lente, mettere e togliere, può avere la saturazione della congiuntiva, si dice, cioè la congiuntiva assorbe questi conservanti e quindi c'è una reazione nel tempo di arrossamento, di intollerabilità della lente. Spesso il contattologo che vi segue vi suggerisce un prodotto diverso e si risolve il problema. Quindi le soluzioni di manutenzione esistono, esistono tipologie diverse, ma esistono anche lenti diverse, quindi l'abbinamento deve essere sempre pensato o consigliato da chi vi fornisce la lente, ecco, oppure da chi vi segue, perché determinate problematiche collegate ai sistemi di manutenzione si presentano nel tempo. Questa è la soluzione. O anche dal fabbricante. Noi per esempio nelle linee guida, se leggete un bugiardino sulle nostre lenti, noi indichiamo consigliata manutenzione al perossido di idrogeno con risciacquo, salina monodose e detergente. Allora, se posso fare un po' di chiarezza sull'argomento manutenzione, perché mi sta molto a cuore, io mi occupo solo nella mia vita di lenti a contatto, per cui odio profondamente le soluzioni di manutenzione, perché vedo continuamente e ho a che fare con pazienti che hanno problemi legati alla manutenzione delle lenti a contatto. Allora, la prima cosa è cambiare il contenitore frequentemente. Il contenitore è il posto nel quale si annidano i batteri portati sia dalle mani che dalle lenti a contatto, per cui è il veicolo maggiore di infezioni e di proliferazione batterica. Il contenitore più di 30 giorni non deve mai essere utilizzato. Non iniziate a bollirlo nell'acqua, a inventarvi cose varie. Inquinate il pianeta di contenitori, perché fa bene ai vostri occhi.
non vi preoccupate perché tanto la plastica si ricicla, quindi tranquilli, cambiate il contenitore. Dopodiché, se potete utilizzare il soluzioni al perossido monofase è sempre meglio. Io lo amo e vedo che le problematiche legate al perossido sono sempre inferiori rispetto alle soluzioni uniche, tenendo presente che negli ultimi anni anche il campo delle soluzioni hanno portato delle grandissime innovazioni con delle soluzioni molto avanzate. Ci sono addirittura delle soluzioni sul mercato che non contengono conservanti ma comunque svolgono un'ottima attività di disinfezione e non creano quel bruciore classico dei conservanti e soprattutto l'ipersensibilizzazione oculare legata ai conservanti sulla superficie oculare. Cioè, qual è il problema dei conservanti? È che il continuo contatto con la superficie oculare nel lungo termine provoca un'ipersensibilità che poi si traduce in occhio secco e addirittura anche ad intolleranza delle lenti a contatto. Adesso vi do una bomba. Circa 2 anni fa sono stati depositati 7 brevetti di un apparecchio che produce acido cloroso dalla soluzione salina sulle vostre lenti a contatto. Sono dei dispositivi medici di cui Medlac ne sarà esclusivista a breve tempo, grandi quanto un iPhone, che funge praticamente da display e da batteria, hanno un contenitore con degli elettrodi all'interno, voi rimuovete la lente a contatto, la buttate all'interno del contenitore, il termine buttare è volutamente usato proprio per farvi capire che non dovete fare rubbing usando questo apparecchio, questo device. Il device che cosa fa? Chiudendo il contenitore sigillato ermeticamente scarica elettricamente e quindi dalla salina che voi avete messo all'interno del contenitore la lente viene invasa da una carica elettrica talmente alta che viene sprigionato acido cloroso. L'acido cloroso, tu me lo insegni Francesco, è la base del nostro sistema immunitario, per cui è l'unico conservante che è biocompatibile. Questo tipo di sistema di disinfezione è già disponibile sul mercato. Se qualcuno di voi fosse interessato a partecipare allo studio che stiamo per intraprendere, basta che mi contatta e glielo faccio avere un apparecchio del genere. Qualcuno di voi che però ha delle problematiche relative alla manutenzione, non chi si trova bene con i comuni disinfettanti. Quindi dove voglio portarvi con questa bomba di novità è che io credo che nel futuro le soluzioni chimiche verranno abbandonate e verranno completamente cambiate, sostituite con la soluzione elettrica. Logicamente siamo in una fase embrionale, il device di cui vi sto parlando è nostra esclusiva per il mercato europeo ed è un device autorizzato FDA, ha già un'autorizzazione FDA e CE, quindi Comunità Europea, con MDR, per cui stiamo parlando già di device che sono sul mercato e sono disponibili. Logicamente non c'è ancora il background culturale nostro, perché anche noi ci abbiamo investito, ma tecnicamente è una notizia recente, non abbiamo i dati per potervi dire realmente funziona meglio rispetto al sistema tradizionale. Rimaniamo sempre sul tradizionale, noi come azienda però ci piace fare innovazione. Per cui i consigli che mi hanno dato i miei colleghi io li sposo completamente, siamo tutti d'accordo comunque che il perossido monofase è la migliore scelta se la si può usare e poi in futuro vi sto dando questa novità dicendovi che molto probabilmente ci sarà un qualcosa che vi aiuterà nella gestione delle lenti a contatto. Addirittura si promette nell'FDA di avere una lente a contatto multiuso sempre nuova ogni volta che si applica, perché vengono rimosse il 98,9% delle proteine dalla lente attraverso questa scarica elettrica e abbattuti il 99,99% di tutti i germi, compresa la fatidica Pseudomonas aeruginosa che è il nostro incubo in contattologia. Grazie anche per l'aggiornamento tecnologico, sicuramente è quello che ci siamo detti prima sulle lenti toriche. Io ce l'ho, e questo, io lo uso, ce l'ho in macchina se volete dare uno sguardo. Questa innovazione, quella del che si è detto prima sulle lenti toriche, sicuramente c'è bisogno di ingegneri biomedici, quindi insomma se dovete orientare i vostri figli adolescenti da qualche parte, pensiamo anche al futuro della cataratta congenita, sicuramente può essere utile. A me piace dare comunque anche delle innovazioni, certo. Magari non è una, però magari non lo usiamo oggi, ma le useremo maniera comune fra 5-10 anni, diventerà lo standard. Dobbiamo essere anche dei visionari nella nostra pratica professionale, perché
scienza, no? Rimaniamo comunque legati ai problemi che sono legati al metodo. Faccio solo un'interruzione, sono le 4:05, abbiamo bisogno di fare il cambio dei due gruppi, quindi facciamo uscire solo chi partecipa alla seconda sessione del workshop, così facciamo entrare quelli che hanno partecipato alla prima e non facciamo il movimento mentre discutiamo.